E non a caso, insomma, le associazioni, alcune associazioni di operatori turistici hanno sottoscritto la nostra petizione, ci hanno offerto la sede per trovarci, per fare le riunioni, insomma, quindi voglio dire, attorno a questo la città si sta aggregando. È una cosa che noi abbiamo detto fin dall'inizio, a parte il fatto che il comitato nasce come formazione apartitica, quindi legata a nessun carro politico, anche se abbiamo chiesto da subito la collaborazione di tutte le forze politiche della città. E nasce anche come aggregazione a confessionale, perché è così, insomma, cioè ognuno di noi si porta dietro il proprio bagaglio culturale, veniamo da esperienze diverse, ecco, ma attorno a questo progetto ci siamo uniti tutti quanti. Bene, allora qualche informazione di tipo a carattere logistico. Allora, l'incontro prevede l'intervento dei relatori e per le domande dal pubblico noi abbiamo pensato, se qualcuno ha intenzione di porre delle domande, ecco, di scriverle su dei foglietti che saranno raccolti poi dagli esponenti del comitato. Dopodiché, avete visto nel banchetto all'ingresso, si può continuare, stiamo raccogliendo insomma ulteriormente le firme, quindi chi non avesse firmato è pregato di farlo, ovviamente se lo desidera convintamente, perché qualcuno anche ha sollevato un problema riguardo a questo, che noi staremmo raccogliendo le firme carpendo la buona volontà della gente. Io credo che se la gente è qui, penso che non sia proprio così la cosa, insomma, ecco, quindi ognuno può firmare in piena libertà, in democrazia è previsto che si possano avere anche idee diverse, ma da tutti i suggerimenti, insomma, le opinioni che abbiamo raccolto parlando con la gente, perché siamo spesso sia al mercato, abbiamo fatto degli incontri in piazza, ecco, cioè, e parlando con la gente noi è raro trovare qualcuno che si dica a priori d'accordo rispetto a un progetto di questa natura, insomma. Poi, in previsione della manifestazione, appunto, siccome si pensa che la manifestazione debba essere qualcosa di colorato, insomma, di visibile, perché se vengono le televisioni a riprendere, anche dal punto di vista dell'immagine deve essere chiaro da subito che la gente che sta manifestando il motivo per cui la gente sta manifestando, ecco, per cui noi abbiamo fatto stampare delle magliette, abbiamo delle bandiere che diamo a seguito di un'offerta che è l'esatto costo di quello, cioè di quello che ci è costato, perché è importante, appunto, sicuramente per la manifestazione, che anche dal punto di vista visivo ci siano questi simboli, insomma, è importante. Va bene, allora io avrei finito con l'introduzione e comincerei